dice il Signore, l'empio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo abbandoni i suoi pensieri, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta dalla terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, e i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. E nella seconda lettura parla San Paolo e dice a noi: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che il mio corpo viva, sia che il mio corpo muoia. Per me infatti vivere è Cristo e morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa sia, cosa è meglio scegliere. Sono stretto infatti tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, e per me questo sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Partiamo da qui. Siamo 30 persone, non so quante ne siamo. Qualcuno di noi potrebbe dire con San Paolo: per me vivere è Cristo? Le mamme che sono qui presenti, vivete per Cristo o per i figli? Per il marito, l'insegnante, per gli studenti, tutti sono oggetto dell'amore verso il prossimo. Il numero uno, chi è? Cristo o i figli? Serviamo Cristo nei figli oppure ci usiamo Gesù Cristo per i nostri figli? Tu puoi dire: per me vivere è Cristo? I commercianti di Martinsicuro, che quest'estate sul lungomare con gli chalet, ristoranti, pizzerie, gelaterie, negozi, hanno lavorato 9, 10, 12, 14, 16 ore al giorno per tutta l'estate, possono dire: per me vivere è Cristo? Possono dire: per me vivere è lavorare. Quelli che si sono messi in testa di diventare ricchi e non guardano in faccia a nessuno, neanche alla crisi, e lavorano per diventare ricchi, possono dire: per me vivere è Cristo? Possono dire: per me vivere è diventare ricco. Gentiloni può dire: per me vivere è Cristo? Il governo che ha varato le leggi sull'aborto, il popolo italiano che ha fatto il referendum e l'ha voluto, quelli che hanno voluto con rabbia la legge sulle unioni omosessuali perché non farla è una cosa grave, possono dire: per me vivere è Cristo? Quelli che fanno i funerali laici, l'ultimo Paolo Villaggio ha voluto, era già scritto il testamento, funerale laico, senza messa, perché lui era ateo. Era ateo, lui non viveva per Cristo. Perché cosa viveva? Quelli che stanno a un funerale laico dove si ricorda della persona il passato, perché il presente è la cassa da morto e il futuro è la polvere, non pensano altro. Quelli che fanno lì? Per me vivere è Cristo? Per San Paolo
Lui da quando è nato ha vissuto per Cristo? Sì o no? Perché? Ed è un persecutore di Cristo e dei cristiani. San Paolo era credente o era ateo? Era ateo. San Paolo era un uomo che credeva in Dio o no? Credeva in Dio. Accidenti, era credentissimo. Era un fariseo zelante. Lui pregava, partecipava ai sacrifici, perseguitava i cristiani perché pensava che loro erano contro Yahweh, perché sovvertivano la legge di Dio data attraverso di Mosè. Ed era accanitissimo perché lui proprio ci teneva a Yahweh e a tutto il culto dell'Antico Testamento. Lui pensava così e si comportava di conseguenza. Per San Paolo, quando non era San Paolo, ma era semplicemente Paolo di Tarso, fariseo osservante, vale la prima lettura che diceva: i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie, quelle che uno sceglie in base ai pensieri che ha, non sono le vostre vie. Voi pensate in un modo e di conseguenza vi comportate in quel modo come voi pensate. Io ho un pensiero e un comportamento tanto diverso da quello vostro che quanto il cielo sovrasta la terra, così i miei pensieri sono superiori ai vostri pensieri, le mie vie sono superiori alle vostre vie. Ma questa è una cosa profondissima. San Paolo, che era convinto di credere in Dio, che era convinto di fare la sua volontà, che era convinto in base alla Bibbia, che aveva letto, riletto, studiato, approfondito, che lui che poi è intelligente, un uomo colto, era convinto che doveva perseguitare i cristiani perché era una mala pianta da estirpare, non dovevano esistere più. E invece quel Dio che lui credeva di servire aveva mandato Gesù Cristo nel mondo e ha fatto nascere la Chiesa, il nuovo popolo di Dio. Quanto distante era il pensiero di Paolo di Tarso dal pensiero di Dio? Quanto distante era il comportamento, le vie di San Paolo dal comportamento che Dio voleva? Quello che quest'estate ha lavorato 16 ore al giorno e non è andato mai a messa, non si è fatto mai un segno di croce durante tutti i 4 mesi estivi e poi magari a settembre viene a confessarsi che non è andato a messa, però mica perché l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto per lavoro. Quindi, lavoro è una cosa buona, non ho peccato. Uno si confessa convinto di non essere peccatore perché l'ha fatto per lavoro. Si confessa perché ti devi confessare. Però dentro la coscienza è convinto che ha fatto bene perché l'ha fatto per lavoro. Lavoro è una cosa buona, quindi non è peccato. Solo perché Dio comanda ad andare a messa, ma lui è convinto di aver fatto una cosa buona. Allora, questa persona, quante persone hanno impostato la vita così? Che lavoro, 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 e che questa è la cosa che si deve fare. E sono brave, oneste, si impegnano, si sacrificano. Chi farebbe quella vita da schiavo del lavoro che fanno queste persone così? Mai un giorno di ferie. Non lo fanno loro, non lo fanno fare i dipendenti. Si lavora 7 giorni su 7 e se ce ne fosse un ottavo, 8 giorni su 7. Allora, queste persone sono convinte che è giusto fare così. Se viene un cliente, tu mandi via un cliente, non esiste, quello va da un altro, lo devi servire tu. Se quello viene qualsiasi ora, quello che vuole. Perché
bisogna lavorare, bisogna guadagnare, il lavoro è sacro. Queste persone qua poi a un certo punto si accorgono che le forze vengono meno, uno si è invecchiato, verso la fine della vita, quindi a pensare, ma guarda che quando sono stato stupido, sono lavorato tutta la vita, non mi sono preso un riposo, un divertimento, ma che sono fatto tutta la vita? E si pentono di aver bruciato un'esistenza a fare sacrifici per il capitale, per... Nessuno gli aveva chiesto di fare una vita così. Se la sono autoimposta, anche se sapevano che era una cosa, secondo Dio, sbagliata, sono autoimposta perché avevano questo pensiero di dover realizzarsi economicamente. Dio non ti ha chiesto mai questa cosa. Il pensiero di Dio su di te è proprio totalmente diverso, radicalmente diverso da quello che uno si è messo in testa da solo. Ditemi un po', questi sono errori storici tremendi. Il popolo di Israele si era messo in testa che Dio avrebbe mandato un nuovo Mosè a fare un'insurrezione armata contro l'impero romano, come Mosè la fece fare contro l'imperatore, contro il faraone, e che avrebbe liberato il popolo con la potenza dei miracoli, come Mosè che ha fatto fare le 10 piaghe d'Egitto e tanti altri miracoli, dando allo Stato di Israele la sua libertà, la sua autonomia, e non più la schiavitù di persone più forti con le armi ma pagane, che tenevano sotto questo Stato. Per cui tutti aspettavano un Messia guerriero, un Messia condottiero, e il popolo aveva identificato in Gesù Cristo questa persona, perché lui ha il potere di Dio di fare i miracoli. E se vi ricordate bene, ripeto ancora una volta, che la motivazione della condanna a morte di Gesù Cristo non fu perché lui era un assassino, no, fu un teorema che si era fatto il Sinedrio più il sommo sacerdote, diceva questo qui adesso, i poteri, cioè, i miracoli, tutto il popolo gli va dietro. Se questo si mette in testa di fare un'insurrezione armata contro l'imperatore, quello c'ha degli eserciti così grandi, invincibili, l'imperatore viene qua e ci ammazza tutti quanti con il suo esercito. Che dobbiamo fare per poter impedire che avvenga così? Si alza il sommo sacerdote, Caifa, voce di tutti stupidi, non capite niente. Si sente il superbo, è quello che dice che lui solo capisce, gli altri non capiscono niente. Dice, è meglio che muore uno solo piuttosto che perisce un popolo intero. Lui che aveva predicato chissà quante migliaia di volte il comandamento non uccidere, decide che Gesù Cristo deve essere messo a morte per motivo politico, per lo Stato di Israele. Ecco, lui era convinto che così si doveva fare. Per salvare il popolo di Israele, il popolo di Dio, doveva morire Gesù Cristo. Questa era la cosa giusta. Ma Dio voleva tutta un'altra cosa rispetto a quello che ci aveva in testa il sommo sacerdote. Dio voleva tutta un'altra cosa rispetto a quello che ci aveva in testa il Sinedrio. Dio voleva tutta un'altra cosa rispetto a quello che voleva il popolo di Israele. Anche dopo il risorto dei morti, i discepoli, il giorno dell'ascensione, che chiedono a Gesù Cristo? Vi ricordate? Signore, quando ricostruirai il regno di Israele? Il regno, il re, i ministri, la reggia, questo inventavano loro. Oh, non spetta a voi conoscere i tempi, i modi. Dio fa un regno non terreno, fa un regno spirituale, una cosa totalmente diversa da quello che ci avete in testa voi. Voi cercate il regno di Israele, Dio fa il suo regno nella vostra vita. Capite? I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri quanto il cielo sovrasta la terra. Totalmente diversi.
In questo errore ci caschiamo tutti quanti. Noi tutti ci facciamo un'idea della nostra vita, un'idea della nostra realizzazione, un'idea di quello che vuole Dio per noi, totalmente diverse da quelle che Dio vuole su di noi. Vi racconto qualche esperienza su questo ministero. Allora, questo forse qualcuno ha sentito, io lo ripeto. Questa signora, Nicoletta Clementoni, madre di 4 figli, era malata di tumore al cervello, moglie dei Clementoni, quello dei giocattoli Clementoni, di Recanati, faceva parte del gruppo di movimento dello spirito, conosciutissima in regione, vicino alla chiesa, amica dei vescovi, sacerdoti, eccetera. All'inizio di questo ministero nel 2005, io pensai, ma sì, mi chiesero preghiere per questa donna, il Signore, se tu guarisci questa donna, chissà quante anime si convertono, la conoscono tutti, tutti sanno che è un tumore al cervello incurabile, inguaribile. Dice, un tumore al cervello la cui radice stava in un punto che non si poteva andare ad operare, perché se si andava a operare rimaneva bloccata vegetale per il resto della vita. Per cui era già stata operata, gli asportavano la massa, ma non riuscivano a spottare via tutta la massa. E quando la massa ricresceva dovevano operarla di nuovo. Tant'è vero che avevano lasciato una finestra nel cranio qui dietro, perché doveva sempre fare questo intervento, di togliere via la massa che cresceva. Quando fece i primi interventi, i dottori dissero, tu non puoi avere più figli, perché sei in situazioni critiche. Lei, obbedendo alla sua chiamata alla maternità, ne fece altri 2. Per la fede nel Signore. 2 figli col tumore, e i 2 figli più piccoli stanno benissimo. Non hanno questa malattia della mamma. Allora, via, preso dall'entusiasmo a pregare a casa di questa signora, gruppo di preghiera, le messe, unzione degli infermi, la messa a casa sua, vieni Spirito Santo, guarisci, convinti che un grande miracolo che avrebbe fatto chissà quanto scalpore, chissà quanto bene alle anime. Nessun miracolo. Ho fatto l'accanimento spirituale, terapeutico, 0. Signore, ma tu hai detto che quando 2 più qualunque cosa si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa a fare mia famiglia concederà. E qua ci sta un sacco di gente, tutti con... quando più si metteranno d'accordo per l'intenzione, tutti siamo convinti per questa intenzione. E perché non... Hai detto tu, perché non succede? Perché non si realizza? Allora vai... Quando a pregare, di solito così, che quando si prega con l'imposizione delle mani e si sente un forte calore, il miracolo è fatto, perché il calore è uno dei segni che dà lo Spirito Santo per far capire che lui è al lavoro, che sta realizzando quel miracolo. Altre volte agisce come sotto forma di scossa elettrica, di solito questo è il calore. Quando pregavo imponendo le mani, mai nessuna sensazione di calore. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di guarigione, 0 assoluto. Ma come? Ma forse è colpa mia perché non prego abbastanza, con abbastanza fede, allora devo pregare con più fede, devo prepararmi meglio, devo... Niente. Andando, io sto dicendo cose di mesi, una volta mi disse la signora, ma perché? Dice, forse questa non crede. Ah, guarda, la parrocchia, una signora che aveva 59 anni, è guarito dal linfoma di Hodgkins, che era... Ma io ci credo, Don Marco, che il Signore guarisce i malati. No, questa è guarito un'altra ragazza che c'era... Ma io ci credo, perché me lo dici? Lo so che il Signore può guarire, glielo chiedo pure io. Poi mi fece vedere una volta un libretto che mi ha scritto lei, che parlava dell'amore sofferto, che era causa di grandi
conversioni, di guarigioni, che era una cosa per il Signore meravigliosa. L'altra volta mi telefonò prima che andasse a casa sua: vieni oggi Don Marco? Sì, certo che vengo. A che ora sei qui? Alle 3 anni troverai un tuo confratello. Ma tu lì sei sempre giovane, triste, con la faccia così. E lei a parlarci così. E ma anche tu parli di... Un'altra volta lo stesso, un altro sacerdote, pure quello in crisi, e venne a sapere che quei sacerdoti lì erano a casa sua perché il vescovo ce li aveva mandati. E perché? Perché il vescovo sapeva che questa donna aveva un grande amore per la Chiesa, in particolare per i sacerdoti, e non poteva stare quando venne un sacerdote in crisi. Pregava, parlava per fargli tornare la fede, per fargli superare il momento difficile, se era caduto in qualche peccato, perché riprendesse forte nel Signore. Il vescovo lo sapeva, che aveva questa capacità, lui stesso gli mandava i sacerdoti in crisi della sua diocesi perché potesse fare questo compito di madre spirituale dei sacerdoti. A bocca aperta. Scoprivo delle cose che non sapevo all'inizio, quando quindi ha pregato questa donna, che i suoi carismi, le sue capacità nel Signore. Per farla breve, il tumore si diffuse nel corpo, non più solo al cervello, attaccò diversi organi, compreso le ossa. Chi sa come funzionano i tumori, quando il tumore prende le ossa è così doloroso che neanche la morfina data 24 ore su 24 mediante pompetta interna riesce a coprire il dolore causato dal tumore. E quindi livelli di sofferenza, guarda, non ci posso pensare perché mi spavento, se no, estremi, quelli per i quali le persone chiedono l'eutanasia, la dolce morte, la morte dignitosa, come dicono loro. Se uno fugge di fronte al dolore, che sei un vigliacco, non sei una persona dignitosa. Cioè, quello è morte dignitosa. Allora, questa qui, ricordo, l'ultima preghiera che avevo fatto è stato 2 o 3 giorni prima che morisse, in una clinica privata a Civitanova. Venne con me una ragazza cieca come vittima, anche per Simoni, e c'era la figlia di Nicoletta che stava a fare assistenza alla mamma dall'altra parte del letto. E io dice: Signore, tu puoi tutto, anche adesso puoi fare questo miracolo, guariscila. Unzione degli infermi, invocazione dello Spirito Santo. Lei seppi, parlando prima con la figlia, che durante quel ricovero la mamma era svenuta 2 volte per la insopportabilità del dolore. Lei aveva un sorriso meraviglioso, il resto era pelle e ossa e di colore brutto, quel giallo grigio, ma i suoi occhi e il suo volto. Quando andò a fare la preghiera, lei attaccò a cantare, sapeva cantare solo la chitarra, arrivava così i canti del gruppo suo e cantava una nota del Signore, e gli sono messo fatta un'unzione di infermi, un'occasione dello Spirito Santo, chiede al Signore una parola per lei, apro la Bibbia e viene quel passo che dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia, stava lì accanto alla figlia, più di me non è degno di me. E cioè, chi ama la sua vita più di me non è degno di me. Questa è la parola del Signore per questa donna. E sto pensando: ma guarda, lei come mamma ha amato il Signore più di sua figlia e anche dei bambini più piccoli che ci aveva. Il più piccolo, l'ultimo, il mese dopo avrebbe fatto la prima comunione. Da parroco, ma sapeste quante volte ho sentito le vecchiette, la quale portava la comunione a casa il primo dì del mese, a dire: Signore, reprimate, però fammi vedere mio figlio, mio nipote che fa la prima comunione, perché è una festa, una delle più belle feste per i bambini. E allora
questa donna non ebbe questa grazia del Signore, non vide il suo figlio ultimo fare la prima comunione. Per lei Gesù era il numero uno, prima dei figli, prima del marito, prima della stessa vita fisica. Perché lei, e questo l'ho capito dopo, aveva scoperto, questo è un carisma, questo non è per tutti, questo lo sa il Signore a chi fanno aiutare questa cosa, queste persone che stanno qui l'hanno scoperto tutti quanti, questa cosa qui che ho detto, aveva scoperto il valore in Cristo, dell'amore sofferto. Quello per cui ieri abbiamo ricordato Padre Pio, che crocifisso con le stimmate, per quello è diventato un grande santo, perché ha sofferto per Cristo, non perché ha fatto tanti miracoli. E i miracoli li ha fatti perché soffriva per Cristo, non perché era uno specialista e aveva i superpoteri. Guardando quelle cose lì, sapete che battaglia ho fatto con il Signore, arrabbiato, ma come? Tu lo dici qui sulla Bibbia, che quando due o più si metteranno d'accordo, e dove sta questo? Tu dici che guarivi tutti i malati e questa sei morta così. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Io arrabbiato con il Signore in base alla sua parola, in base alla Bibbia, non in base alle mie fantasie. Allora, bisogna pensare a queste cose qua. Quando Gesù stava a Nazareth e faceva il falegname, quante anime ha salvato? Quanti peccatori si sono convertiti? Vedendo che Gesù faceva il falegname, si è convertito qualcuno? Potevamo vedere che era falegname onesto, non fregava il prossimo con il suo lavoro, metteva dei prezzi giusti, era distaccato dal denaro nel commercio, lavorava bene, era un uomo che se prometteva che domani il mobile era pronto, il domani era pronto, e così via. Una persona onesta sul lavoro. Ma quante anime poteva salvare in quel modo? Quando è partito lasciando la casa e il lavoro per fare il predicatore per la Palestina e Dio Padre lo ha equipaggiato dei carismi per predicare la parola, allora innanzitutto c'è una parola che non faceva annoiare la gente, ma andava dentro a scavare. Toccava i cuori delle persone e la gente si convertiva piangendo, sentendo Gesù Cristo che parlava, che predicava e parlava di Dio, del suo amore, della sua misericordia. Non mai fatto chiacchierologia di Gesù Cristo, non ha mai messo a fare teologia. Poi guariva i malati e faceva vedere che Dio è misericordioso verso chi soffre e con le guarigioni si convertivano più persone che con la predicazione, perché la gente poteva vedere sotto i loro occhi la potenza di Dio in azione, che Dio esiste veramente, che Dio ha misericordia di chi soffre. Ma le guarigioni non erano ancora la cosa più grande e più importante. Potevano vedere gli esorcismi potenti del Signore, che al suo comando anche il demoniato di Gerasa, che gli spiriti ce n'erano così tanti che ce n'aveva un esercito, liberato dalla potenza della parola di Gesù Cristo. Anche i demoni si sottomettono a Lui nel suo nome. Allora che Gesù Cristo è più potente del diavolo, Dio più forte del male. Molte persone si convertirono con l'apostolato di Gesù Cristo. Si convertirono tutti? I farisei si convertirono? Gli scribi, i sadducei, il sinedrio si convertì? Quando Lazzaro risuscitò dai morti, che si convertirono per quel miracolo lì un sacco di persone, i giudei che erano venuti a consolare Marta e Maria e che dissero, mo, questo
che ha guarito il cieco, non poteva far sì anche che questo qui non morisse? Vi ricordate che dissero così queste persone? Per dire, anche se avesse guarito il cieco, ma poi non ci crediamo tanto, ecco, di fronte alla morte, anche lui non può fare niente. Lazzaro, vieni fuori! Si convertirono questi? No. Gesù con la predicazione ha toccato il cuore delle persone, con i miracoli ha fatto vedere la misericordia di Dio, la sua potenza, con gli esorcismi che era più forte del diavolo. Al diavolo tutti ci credono, anche le persone che non credono in Dio. Ma non ha toccato ancora il punto centrale di tutto. Gesù diceva: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Non diceva: quando predicherò il Vangelo, tutti si convertiranno. Lo sapeva Gesù Cristo che non sarebbe venuto così. Non diceva Gesù Cristo: quando farò un sacco di miracoli, tutti si convertiranno. Non diceva questo Gesù Cristo. Quando sarò elevato da terra, cioè appiccato sulla croce, e dopo salito al cielo, dopo la resurrezione, allora attirerò tutti a me. E Gesù, il primo giorno che è partito a predicare, sapeva che la sua opera di evangelizzazione avrebbe toccato il suo culmine con la crocifissione e la resurrezione dei morti. E ha sempre detto agli apostoli: il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, dovrà essere calunniato dagli anziani, dai saggi, poi messo in croce, e il terzo giorno risusciterà. E nessuno capiva niente, o nessuno credeva a queste cose. A te non ti deve accadere questo, tu devi andare in Israele, tu devi fondare questo regno nuovo, non puoi finire crocifisso. Vattene via da me, Satana, perché tu la pensi secondo gli uomini, ancora una volta, secondo gli uomini, non secondo di Dio. Tu c'hai le vie degli uomini, non segui le vie di Dio. Molto diverse da quello che pensi tu. Capite questo? Ma lì c'era una cosa, se uno predica e dice: Dio ti ama, perché vivi nella ribellione a Lui, nel peccato? Quello magari ci crede, si converte, si capisce che la predicazione ha un effetto sulla persona. Ma dite un po', questo che effetto c'ha sulla persona che si deve convertire? I chiodi, perché convertono le persone? Due pali di legno incrociati, perché convertono le persone? Perché attirano le persone a Dio? Il sangue che scorre, perché è il terrore dei diavoli? Perché attira le persone a Dio? Ditemi se c'è una logica su questa cosa. Ma faccio un miracolo, faccio vedere a tutti la potenza di Dio, le persone vengono a Dio. Ma sulla croce che non va in rovescio, vedendo che obbedire a Dio c'è un prezzo da pagare, la gente fuggirà via. Quando sarò arrivato da terra, attirerò tutti a me. Che significa? Che anche le persone che siano ribellate, che erano indurite di cuore alla predicazione del Signore e di fronte ai miracoli, vedendo Gesù Cristo morire in croce, ma che abbiamo fatto? Abbiamo fatto morire una persona giusta, abbiamo fatto condannare un innocente, ma altro che innocente, un vero uomo di Dio. Ma che cosa abbiamo combinato? Che ci sta sulla testa nostra che ci ha fatto pensare che era giusto farlo morire in croce? Quale via abbiamo seguito che abbiamo fatto morire il giusto? Abbiamo sbagliato. E quando Pietro predica il giorno di Pentecoste: voi avete ucciso il giusto e il santo di Dio. Quelli, e che dobbiamo fare, fratelli? È vero, abbiamo fatto questo grande errore. Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Cristo Gesù, e poi riceverete lo Spirito Santo e sarete persone nuove. Questo doveva avvenire. Allora,
Scusa, Nicoletta, tutto adesso dal cielo ci senti, spero di averti dato onore come meriti. Nicoletta aveva capito questa cosa. Il valore, la forza dell'amore crocifisso. Per cui il Signore non ha accettato nessuna preghiera per la sua guarigione. Nessuna. E quando invocava lo Spirito Santo, imponendo le mani perché scendesse e la guarisse, non scendeva niente. Assenza totale di Spirito Santo. E lo sentivo, solo che non mi arrendeva questa cosa, per me non poteva essere a quei tempi. Quando c'è stato il funerale di Nicoletta, ho cominciato a capire qualche cosa. Era domenica pomeriggio, noi parroci, siamo tutti impegnati, trovare un prete che ti istituisce in parrocchia sta diventando una cosa difficilissima, perché siamo pochi, e quindi quella volta riuscii a trovarlo. Quante volte sono dovuto tornare di corsa da Loreto qui, perché non sono uscito dalla domenica a trovare un prete che mi dicesse la messa alle 6:30, finito l'incontro a Loreto alle 5:30, giù, parti. Grazie a Dio non mi ho fatto fare nessuna multa in autostrada, perché se no già non avevo più la patente. E sono arrivato appena in tempo per fare la messa, un quarto d'ora dopo, perché non c'era un prete per fare la messa. Quella volta lo trovai, sostituto, andai, c'erano due vescovi che presiedevano alla messa. Il vescovo di Fermo e il vescovo di Macerata, perché ne è stato in tutte e due le parti. C'erano oltre 30 preti, non l'ho contati, ma non finiva più la fila dei preti quando cominciò la messa, che baciavano l'altare. A Recanati. Quando in sacrestia mesi il canice, un prete mi dice: ma io non ti conosco, chi sei? Mi chiamo Don Marco, sono un parroco di Martinsicuro. Martinsicuro? Fino all'è arrivata Nicoletta. Beh, penso che è andata molto più là di Martinsicuro, gli risposi io. Perché quelli della sua diocesi la conoscevano. Quindi Martinsicuro che scende, ci sta andando da parte, lontano. Altro che Martinsicuro. Allora ho capito, ma guarda, lei ha offerto la sua vita per la santità dei sacerdoti. Eccoli qui, vescovi e preti, e poi quelli che riuscirono a venire, se no chissà quanti ce ne stavano, tutti dietro a questo grande atto di amore vissuto da Nicoletta, a bocca aperta. Vi assicuro che quel giorno non riuscii a piangere neanche una lacrima, perché già le avevo finite tutte da un pezzo, ma era così. Le mie vie non sono le vostre vie. Dio ha un progetto di Nicoletta, che fino a quel momento non è riuscito a capire. Voleva molto di più di una semplice guarigione fisica, che avrebbe avuto, mettiamo, 100 di effetto positivo per la Chiesa, per le anime, per i sacerdoti. Attraverso quel sacrificio, Dio ha ottenuto molto di più per la santità dei sacerdoti. Ammazzalo quanto costiamo, Signore, quanto siamo cari. E per lei stessa, perché con quel sacrificio è arrivata molto più in alto di dove sarebbe arrivata se fosse guarita dalla malattia. Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Sono molto più alti, molto più grandi di quello che noi riusciamo a capire e a pensare. È per questo motivo che Gesù insegnò a dire nel Padre vostro, nel Padre nostro: sia fatta, o Padre, la tua volontà. Anzi, guardate come precisa, il Signore disse che noi dobbiamo imparare a fare la volontà di Dio così bene come la fanno in cielo gli angeli e i santi. Come in cielo, così noi in terra. Qualcuno qui dentro fa il volere di Dio così bene come lo fanno in cielo gli angeli e i santi? Allora forse ci dobbiamo convertire ancora al Signore. Guardate, se noi vediamo nella vita umana, Gesù quando pregava, quando ha chiesto a Dio
la risurrezione di Lazzaro, che era morto da 4 giorni. Padre, ti ringrazio perché tu mi hai ascoltato, cioè mi hai concesso la risurrezione di quello che è morto da 4 giorni. Io ti ho pregato, ti l'ho chiesta, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Tu sempre mi dai ascolto, mi esaudisci sempre, perché Gesù Cristo chiedeva sempre, ispirato dallo Spirito Santo, le cose che chiedeva le otteneva. Io non sono mai riuscito a ottenere la risurrezione di un morto da 4 giorni. Gesù ce l'ha fatta, l'ha ottenuto. Quindi quando va di fronte a Lazzaro, questa a me mi colpisce. Non è andato a mettere in ginocchio, dire: Padre mio, ti prego, fallo uscire dalla tomba risorto. No, non gliel'ha chiesta ancora, perché già l'aveva ottenuto. Siccome il padre gli aveva già detto, sì figlio mio, io risusciterò Lazzaro dei morti, allora Gesù Cristo davanti alla tomba ci va convinto: Lazzaro, ti ordino, vieni fuori! Se non avesse già posseduto prima in se stesso la risposta del padre, non poteva dire così. È che lui che comandava queste cose, lui è il figlio, non è il padre. Il padre decide, lui è il grande capo. Quando Gesù, pregando, seppe in se stesso, come faceva a saperlo? Per via dello Spirito Santo. Seppe in se stesso, ebbe la certezza che il padre avrebbe risuscitato, gli aveva concesso quello che lui gli chiedeva, allora di fronte alla tomba di Lazzaro, Gesù non guardò in faccia niente. È morto da 4 giorni, il suo corpo in decomposizione, puzza di una puzza che non gli si può stare vicino. Per quanto puzza, ma insomma, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? E molti metti a dubitare di fronte, a me non importa niente che 4 giorni che è morto, a me non importa niente che puzza e che il suo cadavere è in decomposizione. Quello che mi importa è che il Padre mio ha detto che risusciterà. Io ti ordino, vieni fuori. Così era deciso Gesù Cristo. Questo lui guardava. Allora, Gesù che poteva ottenere queste cose così col Padre, tu sempre mi devi ascolto. Padre mio, ti ringrazio. La notte del Getsemani invece ebbe un'altra cosa, una risposta negativa. Abbiamo detto un sacco di volte questo. Padre, ti prego, tu puoi fare tutto, salva il mondo in un altro modo, ti prego, non mi fanno morire di guerra. Quello è proprio l'ultimo posto del mondo dove dovrei essere. Però so bene che quello che vuoi tu è più importante di quello che voglio io. Che devo fare? Mi ascolti, ti prego. Figlio mio, guarda, io potrei salvare il mondo in questo modo, in quest'altro, però il modo migliore per salvare l'umanità è che tu vai a morire in croce. In questo modo abbiamo il massimo del risultato. Quindi vai lì. Obbedisco. E andò a morire in croce. Che dice San Paolo, secondo capitolo delle lettere ai Filippesi? Che Gesù, il figlio di Dio, non tenne una cosa gelosa per sé, ad essere quello di Dio, ma spogliò se stesso, divenne uomo, e fatto uomo prese la condizione di servo, e fatto servo andò a morire in croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di un altro nome, perché Gesù accettò di morire in croce, si consegnò per quel sacrificio. Questo lo fece grande agli occhi del Padre, fu la causa del suo intervento di resurrezione. Allora ancora una volta, i pensieri del Padre non erano i pensieri del Figlio. I pensieri del Padre erano superiori a quelli del Figlio. Le vie del Padre erano superiori alle vie del Figlio. Don Marco, stai dicendo un'eresia? Cosa disse Gesù Cristo all'ultima cena con i suoi discepoli? Quando Gesù Cristo disse che sarebbe tornato al Padre, e i suoi discepoli, oh, allora muori, ci lasci. Gesù Cristo, oh, ma se voi mi amaste davvero, sareste contenti che io vada al Padre, perché il Padre, chi si ricorda cosa disse di Gesù Cristo? Il Padre
Cosa disse Gesù Cristo? Il Padre? Ma insomma, lo conoscete o no il Vangelo? Oh, quanti anni è che andate in chiesa? Quante volte avete ascoltato il Vangelo? Il Padre è più grande di me. Questo, lui è figlio, il Padre è più grande di me. Quello che voleva il Padre superava quello che voleva il figlio. Nel rapporto tra il Padre e il figlio c'è uno spazio di mistero che rendeva meravigliosa agli occhi del Padre l'obbedienza del figlio. Noi, Don Marco Farina e tutti quanti noi qui presenti, abbiamo da imparare che nel rapporto con Dio non ci avremo mai Dio in saccoccia. Dio farà questo, sicuro che farà in un altro modo, quando diremo così. Nel rapporto con Dio ci sarà sempre uno spazio misterioso che noi non possiamo gestire, uno spazio che ci supera, più grande di noi. Questo che dico sembra una cosa assurda, ma è quello che viviamo tutti i giorni. Maria Rosaria, che ne sa della vita? Se non ci avesse il Padre che l'aiuta, cosa potrebbe fare? Il Padre è più grande di lei. Ogni giorno vive questa grande realtà. Un bambino piccolo, lui pensa a giocare, sa cucinare, sa fare le pulizie, si sa mettere a posto la camera, sa lavorare in officina. Gioca, più di quello non sai, non può fare. Ma il Padre è più grande di lui. E lui può vivere perché il Padre fa le cose più importanti di quelle che fa lui. E le vie del Padre non sono le vie del figlio. I pensieri del Padre non sono i pensieri del figlio. E un giovane gioca a pallone. Ma gli può dire, vai a studiare. A studiare no, gioca a pallone di gusta. A studiare no. Ma il Padre dice, col pallone non ti costruisci una famiglia. Col pallone non ti guadagni i soldi col lavoro e non ci vai in pensione. Devi studiare, farti eccetera, eccetera, perché la vita è fatta in quel modo. Tu non lo sai, te lo dico io che ci sto più avanti di te nella vita che è fatta così. E il figlio si deve rassegnare, morire a se stesso per imparare quello che dice il Padre che è giusto. Obbedirgli, rinunciare con la sua passione perché il Padre è il Padre, c'ha ragione lui. Che vuoi fare il figlio? Le vie del Padre non sono quelle del figlio. Qua quando parliamo di Padre, parliamo del Padre. Significa il Padre che pensa al figlio, ha delle vie per il figlio che sono migliori di quelle che il figlio pensa per se stesso. In questo parliamo, quando dice le mie vie, non pensiamo che cosa c'è in testa nel cervello di Dio in questo momento. Qualcuno lo sa? Questo proprio non esiste. Ma non sappiamo neanche quello che Dio pensa per me, per te, per te, per te qui stasera. Qualcuno lo sa? Qualcuno sa che cosa succederà questa sera, questo incontro? Che cosa c'è in mente Dio per noi? Qualcuno lo sa? Eppure lui ha le sue idee per noi, perché c'è Padre. E vuole realizzare delle cose che se qualcuno qui stasera supererà se stesso dicendo Padre sia fatta la tua volontà, allora forse veramente cominciano a venire i miracoli. Ieri quando stavo a Montefalcone, pareva che dicendo queste cose tutti mortificati. Ma se noi siamo stati abituati a vivere un Vangelo, ecco, riguardo alle guarigioni fisiche, pensiamo tutti che le guarigioni sono una cosa impossibile da raggiungersi, è una cosa, un'eccezione. Noi preti vi abbiamo insegnato questo, vescovi altrettanto, non esiste più nessuno capace di fare quello che faceva Gesù e quello che ha fatto fare Gesù agli apostoli. Pietro era un marinaro, duro di coccia, con poca istruzione, non c'aveva nessuna laurea in teologia. Oggi tutti i vescovi hanno una laurea in teologia, il Papa altrettanto. Però Pietro, in meno di 3 anni, è diventato capace di fare miracoli di qualsiasi genere.
guarigioni fisiche, esorcismi, risurrezione dei morti. Leggiamo gli Atti degli Apostoli, quante ne ha fatte Pietro per il Signore? Dove sta un successore di Pietro, i papi, un successore degli apostoli, i vescovi, capaci di fare quello che ha fatto Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera, eccetera, eccetera? Ne esiste qualcuno che sa fare quello che facevano loro? Con molto più studio, con molta più preparazione, Pietro fino a 3 anni sta a pescare il pesce. Oggi uno entra in seminario da piccolo, se non entra da piccolo, quando ci entra deve fare un anno di prebendato, poi dopo 7 anni di studio, dopo 8-9 anni diventa sacerdote e non sa fare niente di quello che facevano gli apostoli, né predicare né fare grazia. Perché siamo diventati così lontani da Dio che realizzare le sue opere ci è diventato impossibile. E così noi stasera, ma se Gesù Cristo ha inondato di grazie e di miracoli con i suoi 3 anni di apostolato lo Stato di Israele, perché non avviene nessuno oggi nei nostri incontri? Se nella messa il sacrificio di Gesù Cristo di passione, morte e resurrezione si ripete lì sull'altare e noi nell'Eucaristia mettiamo dentro di noi Gesù Cristo risorto dai morti, perché nessuno si converte? Perché nessuno guarisce? Perché nessuno si libera dallo spirito del male? Per quanto è potente l'Eucaristia. Oggi ho saputo una cosa, mi ha raccontato una signora, è venuta stamattina. Dice, c'è il figlio, c'è un parente che ce l'ha morte con questi, e uno che sembra andato dai maghi. Che cosa è successo? Il primo figlio, aveva da piccolo, 5-6 anni, aveva questo sindaco, che a un certo punto, mamma mi fa male la testa, mamma mi fa male la testa, mamma... E poi cominciava a uscire di sangue dal naso e dopo a volte sveniva, cascava per terra, poi si riprendeva, non si ricordava niente di quello che è successo, né il mal di testa, né il sangue, né lo svenimento, e riprendeva a fare le cose normali di prima che c'è stato quel sintomo. E questo per anni. È arrivata la prima comunione, non vi dico, il giorno prima mal di testa, guai così... La mamma e il papà sono andati alla messa di prima comunione portandosi una borsa di bende, di cose. Dice, ma questo quando comincia a uscire il sangue, che spargi tutta la chiesa di sangue, andiamo a tappare tutte le cose che verranno fuori. Non è successo niente. A casa ci ha avuto questa emorragia, gli è uscito fuori una mappa di sangue, come si dice, il sangue coagulato. Così grossa, mi ha detto, dove è riuscita questa? Vuoi averci dentro questa cosa? Fatta quella, finiti i fenomeni. Finiti. Ragazzo libero. La prima comunione. Quanto è potente l'Eucaristia. Questo è successo, me l'ha raccontato la mamma questa cosa. La mamma è venuta a chiedere preghiere per se stessa, perché stava male pure lei. Il figlio del Signore ha liberato la prima comunione. Ebbene, allora, vedete, il cammino di fede che stiamo facendo e la chiamata che Dio gli sta facendo è la chiamata per buttare via i nostri pensieri, di conseguenza buttare via le nostre vie, quelle basate su quello che pensiamo, per prendere su di noi i pensieri di Dio e cominciare a seguire le vie di Dio. Non ci possiamo ingannare più, non possiamo più perdere tempo alla resistenza. Ma quanto è tremendo arrivare in punto di morte e accorgersi di aver sbagliato tutta la vita perché abbiamo sempre dato retta ai nostri pensieri e mai a quelli di Dio. Vorrei vedere uno che si sta per impattare con Dio e si accorge, ma io che cavolo ho fatto tutta la vita? Ho sbagliato sempre, tutti i giorni della mia esistenza, perché ho pensato sempre con i pensieri miei e mai con i pensieri di Dio. È una morte bella questa? Allora, San Paolo
è diventato morto a se stesso, è rinato, significa morto a se stesso, e ha cominciato a pensare come col pensiero di Dio quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, quando gli è apparso il Signore, che gli ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma come? Io sto facendo le cose per te? Sto ammazzando i cristiani, li torturo per farli rinnegare, per farti credere a te? No, 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 no. Io sono quel Gesù che tu perseguiti nei cristiani. Tu ti credi di fare il mio volere. Non lo stai facendo per niente, stai facendo il volere del diavolo. O il volere della tua vanagloria. Invece la realtà è questa, che tu mi perseguiti, torturando i cristiani. Tutto il suo mondo di fariseo, i suoi pensieri, le sue cose, le sue abitudini, li crollò tutto quanto. E lui dice nella Bibbia, questa è una Bibbia che c'è scritto, ve lo dico io perché lo so, nella sua lettera dice che le cose che lui credeva prima, quando ha scoperto Gesù Cristo, li ha considerate, i traduttori dicono, spazzatura. Vuoi sapere qual è il termine che ha scritto San Paolo invece di spazzatura? Vi scandalizzate e vi dico così com'è? Merda. Di fronte alla scoperta di Cristo, quello che lui credeva, diceva, sapeva fare per Yahweh, era puntini puntini. Per quanto faceva schifo. Certo, ammazzava i cristiani, li torturava. E questa è una cosa che si fa per amore del prossimo? E questo Dio fa alle persone? Usò quel termine, con ragione. Allora, una volta che San Paolo è morto a se stesso, e cioè è rinato in Cristo, lui poteva dire: per me vivere è Cristo, punto e basta. Saltava la mattina, più pensiero, Gesù. Il lavoro, Gesù. Mangiare, riposarsi, dormire, Gesù. Tutto per il Signore, tutto per la sua gloria, tutto perché Gesù Cristo fosse conosciuto e amato, tutto, tutto per Lui. Questo ha fatto San Paolo. E quello di dopo, morire, un guadagno. Ma come si fa a campare in questo mondo? Non diceva, voglio morire così smetto di soffrire. Quante persone dicono così, quelle che soffrono per le malattie, quelle che soffrono perché i figli li hanno abbandonati. Chi soffre dice, Signore, pensa che con la morte io smetto di soffrire, sto meno peggio, quando sono morto non soffro più, fammi morire. No, morire è un guadagno, perché vai da Cristo. Qui siamo distanti da Lui, con la morte ci andiamo fatti a faccia con il Signore. E nel cielo non ci stanno le cattiverie, non ci stanno i maghi, non ci stanno i quattrini per i quali la gente si scanna, non ci stanno le gelosie, non ci stanno gli stupri, non ci stanno le malattie, non ci sta la vecchiaia. Nel cielo c'è Dio. C'è la vita eterna, c'è il suo amore infinito. Morire è un guadagno. Signore, venite più presto. Quando San Paolo condannarono a morte, non disse, che ingiustizia mi hanno fatto, non è ora per me di morire. Finalmente, tagliatemi la testa che così vado dal Signore. Questo faceva San Paolo. Umanamente, sacrificio più grande, spiritualmente, il dono più bello che potevano fargli, tagliargli la testa. Morire in guadagno. E diceva, se io non chiedo al Signore di prendermi su me soltanto perché ci sono le chiese, c'è da predicare il Vangelo, ancora tante parti. Il Vangelo oggi bisogna predicarlo. Il comando del Signore che disse, andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Io vi dico le cose del Signore, ricordate che è così? Ogni creatura l'ha realizzato la Chiesa nei 2000 anni di cristianesimo ad oggi? Sì o no? Abbiamo completato di mettere a posto, questo è un comando del Signore,
Andate, predicate il Vangelo a ogni creatura. Abbiamo fatto, la Chiesa significa tutti, non solo il Papa, vescovi, cardinali, preti, tutti. Abbiamo realizzato questo comando del Signore? Quante persone oggi nel mondo non conoscono Cristo? Miliardi di persone. Quante persone credono in un Dio che è falso? Allah è un Dio falso. Qualcuno deve dire agli islamici che Dio non vuole ammazzare i suoi infedeli. Glielo deve dire con queste persone sì o no? Devono essere evangelizzate sì o no? Chi lo fa ci rimette la pelle, ma qualcuno lo deve fare. E quella persona deve convertire e scoprire chi è il vero Dio. Allora, se questo compito non è completo, oggi a noi tocca completarlo, ognuno per la sua parte. E la Chiesa oggi deve essere un potente risveglio, un potente annuncio attraverso lo Spirito Santo che Cristo è risorto dai morti. E nel suo nome saranno predicate la conversione a tutti i popoli. Oggi è la predicazione accompagnata dai segni, guarigioni, liberazioni, segni sulla natura, come nella prima generazione degli apostoli. Questo deve avvenire. Devo dire un altro milione di cose, basta così stasera. In piedi preghiamo. Allora, detto queste cose qua, vogliamo prendere le armi della fede. Chi c'ha i guai addosso? Se li tiene, si rassegna sconfitto o reagisce nel nome del Signore per sconfiggere il male, il maligno, le malattie e i guai creati da Lui? Cosa vorremmo fare? Oggi noi potremo credere nel Signore perché Lui ci guarisca, perché Lui schiacci, come ha schiacciato con Maria, la testa del serpente sotto i nostri piedi, perché Lui ci salvi, perché Lui finalmente ci illumini, ci faccia capire qual è la sua via, quella più giusta per noi, quella che Lui vede nel suo amore di Padre nei nostri confronti.